La Guardia Costiera di Porto Torres ha portato a termine un'operazione di soccorso che ha consentito di trarre in salvo due marinai su una piccola imbarcazione da pesca con il motore in avaria a Calatappo, mare di fuori dell'isola dell'Asinara. L'operazione SAR ha avuto inizio quando la sala operativa della Capitaneria di Porto Turritana è stata allertata per la presenza di una imbarcazione da pesca con il motore in avaria nei pressi di Calatappo dell'Asinara, con pericolo di infrangersi sulla scogliera a causa della risacca. Assunto il coordinamento delle operazioni SAR, il personale della sala operativa ha invitato gli occupanti dell'unità in avaria ad indossare i giubbotti di salvataggio e a mantenere la calma ed ha immediatamente disposto l'invio in zona della motovedetta CP810, unità specializzata nella ricerca e soccorso in mare. Il comandante del motopesca ha comunque subito rassicurato la sala operativa circa le buone condizioni di salute delle persone a bordo. Giunta in zona operazioni, la motovedetta della Guardia Costiera ha proceduto a prestare immediatamente assistenza all'unità in avaria, impedendo che la stessa finisse sulla scogliera. Le operazioni si sono rivelate particolarmente difficili a causa della forte risacca e per la conformazione della costa. Grazie alla perizia marinaresca dei militari della Guardia Costiera, l'unità da pesca è stata riportata in zona di sicurezza e verificata l'assenza di falle o fenomeni di inquinamento marino, è stata scortata verso il vicino porto di Stintino per l'espletamento delle formalità previste dal codice della navigazione. L'azienda ospedaliera universitaria replica a proposito del concorso per infermieri un problema posto dal sindacato Nursing Up. L'azienda ospedaliera universitaria riconosce che si tratta di tematiche tanto delicate quali la carenza di organico degli infermieri nelle strutture sanitarie cittadine del territorio della provincia e ci sia la necessità evidente di dare risposte al precariato che negli ultimi anni è stato dilagante. Ma ricorda anche che la direzione dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari si è insediata da circa un mese e sta lavorando assiduamente in sinergia con l'ASL e con l'assessorato regionale alla sanità al fine di giungere a una verifica per un'efficace soluzione delle problematiche esposte a seguito sia dell'esame approfondito dell'effettiva situazione sia delle possibili scelte che saranno oggetto di percorsi di confronto in conformità con quanto stabilito nella recente legge di riforma e nella deliberazione della giunta regionale sugli obiettivi dei commissari e compatibilmente alle risorse disponibili. A brevissimo comunque saranno avviati colloqui e di confronti con l'attuale direzione dell'azienda ospedaliera universitaria, a cui seguiranno incontri anche con la direzione dell'ASL numero 1 di Sassari, volti a dare il via ai necessari tavoli di dialogo e concertazione, in particolare su un piano d'azione che trovi le possibili soluzioni alle tante questioni aperte, nonché sull'importante obiettivo dell'unificazione dei due ospedali cittadini. Nelle vie del centro storico basso di Sassari, l'acqua della condotta può essere utilizzata solo per tutti gli usi igienici e non per consumo umano diretto o per la preparazione degli alimenti. Il sindaco Nicola Sanna lo ha disposto con un'ordinanza dopo i controlli compiuti dal Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'ASL. Dagli esami è emerso che l'acqua non è conforme ai parametri di ossidabilità, colore e torbidità. In particolare la restrizione riguarda Piazza Sant'Antonio, Corso Vico, Piazza Stazione, Via 25 Aprile, Corso Margherita di Savoia, Porta Uzzeri, Via Santa Elisabetta e Via Santa Apollinare e rimarrà in vigore finché i controlli non daranno esito positivo. L'Italia dei Valori di Porto Torres farà le scelte politiche relativamente alle elezioni comunali insieme a PSI, UPC e La Base, movimenti e partiti con cui ha già avviato un percorso comune nel gruppo di Sardegna Vera in Consiglio regionale. In merito ad alcune notizie apparse su alcuni organi di informazione locali, ove l'Italia dei Valori è stata ricompresa tra i partecipanti a tavoli di discussione di centrosinistra per le prossime elezioni amministrative di Porto Torres, si ritiene opportuno precisare
spiega in una nota il segretario del circolo di Porto Torres dell'Italia dei Valori Giuseppe Mannoni, che ciò non corrisponde al vero, in quanto l'unica persona delegata dalla segreteria politica provinciale del partito e quindi legittimata a chiedere accordi politici è il sottoscritto, il quale non ha preso parte ai lavori. Si coglie l'occasione per stigmatizzare il comportamento scorretto di alcune forze politiche, tra quelle indicate quali partecipanti al suddetto tavolo di trattative, poiché nel tentativo di aggirare l'ostacolo, benché a conoscenza del nominativo del referente politico del partito per Porto Torres, indirizzano le convocazioni a non meglio precisati esponenti dell'Italia dei Valori. Allo stato attuale, l'Italia dei Valori Turritana sta delineando insieme a PSI, UPC e la base un percorso che li vede già uniti nel gruppo consiliare regionale Sardegna Vera e solo all'interno di detta compagine verranno fatte le giuste considerazioni e le relative scelte politiche. La storia di Sassari anche oggi nelle vostre case. Allora Tonino, continuiamo questo discorso relativo insomma, al codice storico di adesso, Sassari. Adesso dobbiamo fare, Dio mio, non tanto un mia culpa, ma un nostra culpa, perché questo capitolo proprio è fondamentale. Sentite un po', nessun compenso, attenzione, veniva corrisposto per svolgere le funzioni di componente del Consiglio Maggiore. Anzi, i negligenti venivano puniti con apposite multe. Ai ai. Cosa vuol dire questo? Tu sei eletto al Consiglio Maggiore, la città ti ha eletto per questo incarico, tu devi fare tutti i doveri del Consiglio Maggiore, però non ti do manco un centinaio. E questa è una bella non cosa. Non ti pago. Pensate se fosse stato anche oggi così, ma non solo i comuni, le regioni, le province, ma il nostro Parlamento italiano sarebbe stato bello. Guardate che io leggendo la legge che è stata fatta nel 1848, il codice Albertino, c'è scritto che tutti i parlamentari non dovevano avere nessun compenso. Questo c'era, esisteva. Continuiamo. A volte si dovrebbe ritornare al passato, sarebbe meglio. No, e questo infatti è bello, per questo leggere gli statuti. Si prevedeva infatti immediata elezione alla nomina dei nuovi consiglieri quando i componenti, per motto o per altra causa, erano in momento inferiori a 100, quindi se ne mancava qualcuno. Il compenso veniva corrisposto per svolgere le funzioni di compenso del consiglio, non avevano nessuna, niente. E non solo, se non si presentavano, erano multati. Quindi consiglio, non venivano pagati e se non si presentavano erano multati. Il Consiglio Maggiore era l'organo supremo del comune, deliberava sugli affari più importanti, i suoi poteri erano vastissimi data la sua origine del Parlamento, che nel passato era stato l'unico organo che regolava la vita del comune, ultimamente a 4 consoli o capitani eletti sotto il quarti numero dei quartieri che allora erano a Sassi, in questo caso 4. Questo equilibrio nella rappresentanza dei 4 quartieri della città già esistente nel Parlamento, era rimasta anche nel Consiglio Maggiore, i cui componenti venivano eletti tenendo presente che ogni quartiere doveva essere rappresentato da 25 consiglieri, per cui, riducendosi il numero dei 100 componenti, il Consiglio Maggiore veniva reintegrato mediante la elezione dei componenti mancanti, scegliendoli tra i borghesi di quel quartiere, che contava il consiglio nel momento del 25 rappresentante. Cosa voleva dire questo? Che intanto quelli che andavano ad amministrare la città erano tutti sassarisi. Si dividevano in 4 quartieri, 25 da ogni quartiere, tutti sassarisi. Da questi veniva eletto il Consiglio Maggiore per dibattere, consultare e tenere presente quella che era l'attività amministrativa e civica della città. Oggi quanti sono i sassarisi che abbiamo al comune? Fatevi un po' il giro dei conti, vedete quanti erano belli gli statuti. Sarà che io sono un po' campanilista, sarà che io sono un po' tradizionalista, però santo Dio, se noi avevamo avuto dei buoni sassaresi e sassaresi in tutte le amministrazioni di questo mondo, le cose non sarebbero andate come vanno. Perché se io sarei stato assessore alla cultura, quello che è la cultura di Sassari, so come deve essere tenuta,
so come deve essere fatto. Se io ci metto, senza niente dovere, senza niente a offendere, se io ci metto uno dei paesi, un bidinculo, a governare la città di Sassari, che non sa manco cos'è la città di Sassari, non è colpa sua, però le cose stanno così, è la realtà. Però il problema della gestione magari c'è anche in tutti gli altri comuni d'Italia, quindi fuori dubbio. Alla fine siamo... Ovvio, i nomi di tutti, eccetto i componenti del Consiglio Maggiore, venivano scritti in apposite schede, sentite come venivano eletti, individuali, munite del bollo del comune ed inserite in quattro urne in base al quartiere di provenienza dei consiglieri. Le urne sigillate venivano date in custodia al custode dei frati di Santa Maria. Questo cosa vuol dire? Una volta che il quartiere aveva scelto questi 25 uomini sassaresi da ogni quartiere, venivano inseriti in diverse urne e poi portati a Santa Maria. Perché Santa Maria? Santa Maria è stata sempre la chiesa dei pisani, dove hanno sempre fatto le cose importanti nella chiesa di Santa Maria. Non solo il voto dell'oblazione in origine dei candelieri, ma facevano tutto. Per questo noi ancora oggi, nella facciata che abbiamo sul lato sinistro, vediamo nel secondo trilobo la torre del comune di Sassari, che sta a indicare la proprietà o l'assistenza o l'aderenza alla chiesa di Santa Maria. Prima si chiamava Santa Maria di Gampulongo, attenzione. E poi nella facciata, sempre nella facciata principale, sul lato sinistro, vediamo quei tre simboli che sono di carattere prettamente pisano. Abbiamo l'emblema ghibellino, abbiamo la torre ghibellina e abbiamo il gallo di Gallura, che sono fondamentali. Per queste cose bisogna sempre tenerle presente, quando la gente, adesso magari stanno per scomparire quei simboli, ed è un peccato, ecco, li abbiamo, anzi no, c'è la torre, no, questa è il Corso Trinità. Però ci sono quei simboli, è bello andarli a vedere. E il gallo di Gallura sta a indicare il giudice gallurese, che era il padre del marito di Adelasia di Torres, Ubaldo Visconti, che muore vicino a San Pietro nel 1236. E per cui tutte queste, nel 1238, nel 36 muore il cognato, Barisone II. Queste cose sono importanti capirle, perché la chiesa di Santa Maria, oggi che oggi, è sempre la chiesa più importante di Sassari, al di là. Naturalmente io non tolgo niente alla cattedrale, perché quella è la sede della curia principale della nostra diocesi, però la chiesa di Santa Maria ha sempre avuto questa importanza. E ti qui... blocco Tonino e do appuntamento ai nostri telespettatori alla prossima puntata. Gentili amici, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Telegin Radio. Oggi vado a leggervi un comunicato del Comune di Stintino. 4 giornate per festeggiare il carnevale con balli in maschera per bambini, sfilata di carri con Re Giorgio, frittelle e fave per tutti, e non mancherà un pizzico di romanticismo con la serata a tema per San Valentino. E questa è l'edizione 2015 del Carnevale a Stintino, che è organizzato dal Comune e dall'Associazione La Bohème, prevede 4 appuntamenti a partire da oggi fino al 19 febbraio. A dare il via alle danze sarà l'appuntamento serale di oggi, quando alle 20.30 nei locali del ristorante Perla del Golfo si aprirà il ballo in maschera per adulti e bambini. Ad animare la serata lo show di Gavino Lepre e le voci e la musica di Giuseppe Gadau, Marco Rizzi e Salvatore Scala. Non mancheranno ovviamente le frittelle, le fave, la birra e il vino. Sabato 14 febbraio alle 16.30 il centro culturale di via Marco Polo ospiterà il ballo in maschera per bambini, mentre alle 20.30 i locali del ristorante Capo Falcone ospiteranno la serata a tema speciale su San Valentino. Ad animare la serata saranno ancora una volta lo show di Gavino Lepre, le voci e la musica di Giuseppe Gadau, Marco Rizzi e Salvatore Scala. Martedì Grasso invece l'appuntamento è fissato in piazza dei 45 alle 15.
15 con la sfilata dei carri con Re Giorgio. Alle 20.30 invece sarà ancora una volta grande festa nei locali del ristorante Perla del Golfo con il ballo in maschera. A salutare il Carnevale 2015, l'ultimo appuntamento di giovedì 19 febbraio con la pentolaccia. Per i bambini il divertimento sarà al centro culturale alle 16.30, mentre per gli adulti alle 20.30 nei locali del ristorante Capo Falcone. Questo è quanto ci arriva dal comune di Stintino per quanto riguarda i festeggiamenti del Carnevale 2015, e anche per oggi noi siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento con Telegin Radio. Come sempre in chiusura vado a ricordarvi quelli che sono i nostri contatti: 079 26 11 50 per chiamarci, la nostra mail info@telegi.tv, e cosa molto importante che sempre vi ricordo è che Telegi, la televisione di Sassari, è visibile in streaming 24 ore su 24 in tutto il mondo sul sito www.telegi.tv. Vi ricordo, subito dopo la pausa pubblicitaria, la seconda parte del nostro notiziario. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Arrivederci. Brividi dalla Sardegna, Oristano. La città si prepara ad ospitare lo spettacolo della Sartiglia. Da domenica a martedì la storia, le tradizioni, i suoni e i colori che rendono unica e ricca di fascino la secolare giostra equestre saranno di nuovo protagonisti nel centro storico di Oristano. In città il clima della giostra equestre si respira già da parecchie settimane. Le pariglie per le vie di Oristano, le selezioni nella pista di Corte Baccas, l'allestimento dei percorsi, le tante famiglie a lavoro per preparare i costumi, le rosette e le bordature per i cavalli, le manifestazioni che precedono e accompagnano il carnevale, la cerimonia della candelora e domenica scorsa l'anteprima al Teatro Garau con il Gran Galà hanno preparato l'ambiente alla grande festa. La Fondazione Sassartiglia e il Comune di Oristano I Gremi stanno lavorando sugli ultimi dettagli in vista della storica manifestazione che da secoli si ripete puntualmente l'ultima domenica e martedì di carnevale. Anche quest'anno l'organizzazione dell'evento ha risentito della progressiva riduzione delle risorse pubbliche a cui la Fondazione Sassartiglia ha fatto fronte con la razionalizzazione della spesa e con il coinvolgimento degli sponsor privati che hanno investito sul Carnevale oristanese.
Allegra Goro, conduce Alfredo Nieddu. Oggi sulla nostra emittente alle 20.30, ospite il gruppo folk sassarese Dino Nurra. Aurora Record presenta Melodie Sassaresi, primo volume, disponibile presso gli studi di Tele G, zona industriale Predaniedda Sud, strada 14, pasticceria Vanali, piazza Santa Maria 33 a Sassari e via Ettore Mura 20 a Lipunti. Goodie Music, via Carlo Alberto 31 Sassari. Università de Studio, piazza Università 9 Sassari. Radio Nova, via Donizetti 23 Sorso. TG, informazione e approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30.